Buongiorno cari amici, benvenuti all'ennesima lezione di questo lungo argomento sull'espansione, la vicenda, la storia militare nei secoli dei turchi, dell'impero ottomano. La mia deliziosa gattona Sofì, che è un pochino aggressiva, a lei non piacciono le videolezioni, io la prego sempre di stare con me e di aiutarmi durante le videolezioni, ma ahia, non mordermi la mano, ma lei non ne vuole sapere, una gattona un pochino insofferente, un pochino aggressiva, ecco, perché non saluti il nostro pubblico invece di mordermi, va bene? Forse è meglio, ahia, forse è meglio che lasciamo andare. La gattona Sofì, guardate com'è bella, guarda qui Sofì, guarda, aia, va bene, forse è meglio che lasciamo andare la gattona Sofì e ci occupiamo del proseguimento della nostra storia. Come abbiamo visto alla fine della scorsa lezione, dopo il grande sultano Selim che amplia i territori dell'impero ottomano e lo rende potente anche da un punto di vista, perché lo rende più coeso, anche da un punto di vista amministrativo, burocratico, legislativo. Dopo Selim, che in fondo regna come sultano per pochi anni, abbiamo il suo successore, Solimano I, detto Solimano il Magnifico, sultano dal 1520 al 1566. Con Solimano il Magnifico, l'impero ottomano arriva al suo massimo grado di potenza. Solimano combatte su diversi fronti, vedremo di riuscire, vediamo se riusciamo proprio nel dettaglio a descrivere cosa succede su diversi fronti. Famosa da parte di Solimano la conquista dell'Ungheria e i suoi attacchi, i tentativi, tutti falliti, di conquistare Vienna partendo dall'Ungheria, risalendo il Danubio, ma si combatte anche, come abbiamo visto nella scorsa lezione, sul fronte della Persia. È nel Caucaso dove ci si scontra con il fortissimo impero persiano degli sciiti safavidi, che abbiamo già trattato appunto anche nella scorsa lezione. Si combatte anche nel Mediterraneo perché con la conquista di territori sulla costa della Grecia, sulla costa dell'Albania, dell'Adriatico, territori in buona parte strappati ai veneziani. Abbiamo visto la scorsa volta come l'impero ottomano sia diventato anche una grandissima potenza navale, destinato a consolidarsi come potenza navale, con l'occupazione di molti stati arabi dell'Africa mediterranea. Nel 1521, una delle prime cose che fa è invadere l'Ungheria, d'accordo? Un'azione diversiva in Transilvania, vi ricordo che la Transilvania apparteneva al regno di Ungheria, porta alla conquista di due città, Szabak e Semlin, e causa molte devastazioni in Transilvania. E nel 1521 Solimano, pensate, con il suo esercito in Ungheria, Solimano in persona, in tutta la sua vita, guiderà personalmente ben 13 campagne militari in Ungheria. Pensate, l'Ungheria diventa una vera e propria fissazione per lui. Vuole conquistarla e inglobarla a tutti i costi all'interno dell'impero. Vedremo poi dopo anche quali motivazioni specifiche mossero Solimano alla conquista dell'Ungheria e alla conquista di Vienna, che a differenza dell'Ungheria non avverrà mai da parte dei turchi. Nel 1521 Solimano conquista anche Belgrado, l'attuale capitale della Serbia, che però attenzione, all'epoca era una città ungherese, era un'importantissima città ungherese. Dal punto di vista ungherese, Belgrado si chiama Nándorfehérvár, non so se riesco a scriverlo. Nándorfehérvár è il nome ungherese della fortezza di Belgrado. Quindi nel 1521 Solimano già invade l'Ungheria, ripeto, lui in persona conquista Belgrado, mentre un altro esercito ottomano che ha funzione diversiva invade invece l'Ungheria,
da un altro versante, cioè attraverso la Transilvania. Solimano sarà sempre distolto dal fronte balcanico, danubiano, dall'Ungheria, dall'Austria, dai Balcani, da tante altre guerre che avvengono contemporaneamente. Noi abbiamo visto. Ecco, deve combattere anche sul fronte della Siria e dell'Egitto. Questo non l'avevamo scritto sin dall'inizio. Ricordate, i Mamelucchi in Siria e in Egitto erano stati sconfitti e sottomessi dal predecessore di Solimano, Selim I. Vi ricordate? Però ogni tanto erano diventati stati vassalli, Siria e Egitto, però ogni tanto si ribellavano. E quindi nel 1520-1521 Solimano non può spingersi molto oltre in Ungheria, nei Balcani, perché viene distolto da una rivolta indipendentista dei Mamelucchi in Siria, rivolta guidata dal pascià di Damasco, Gianberdi al-Ghazali. Ma in realtà gli eserciti di Solimano sono molto potenti e questa rivolta in Siria viene facilmente stroncata. Poi nel Mediterraneo, nel 1522, gli ottomani conquistano Rodi, l'isola di Rodi, un'isola importante dove c'erano i cavalieri di San Giovanni, e dove i cavalieri di San Giovanni, tra l'altro, praticavano la pirateria contro gli ottomani. Gli ottomani sono famosi per aver praticato la pirateria per secoli nel Mediterraneo contro le coste delle nazioni cristiane. Però attenzione, pure i cristiani praticavano la pirateria contro gli ottomani. Lo facevano a Rodi, però ora Rodi viene conquistato. Nel 1523-24 abbiamo un'altra rivolta dei Mamelucchi in Siria, questa volta più grave della precedente. Dopo averli sconfitti, Solimano decide di riorganizzare proprio amministrativamente i territori Mamelucchi. Il compito viene affidato da Solimano al suo braccio destro, al Gran Visir. Sapete, una carica molto importante l'impero ottomano, il Gran Vizir. A un certo punto il Gran Vizir prenderà proprio il posto del sultano, diventerà più potente del sultano. Non è il caso del regno di Solimano, ma in seguito sarà così. Il Gran Vizir Ibrahim è molto importante nella storia dell'impero ottomano, sarà sempre un fidatissimo braccio destro e consigliere di Solimano il Magnifico. E quindi i territori mamelucchi vengono riorganizzati, dominati meglio. Il Gran Vizir Ibrahim riforma completamente il sistema finanziario, giudiziario e amministrativo. Già in parte l'aveva fatto il predecessore di Solimano, Selim, ma quest'opera viene portata a compimento dal Gran Vizir Ibrahim proprio nei primi anni di governo di Solimano il Magnifico, e quindi l'impero ottomano diventa sempre più forte, diventa sempre più coeso, diventa sempre più gerarchizzato, d'accordo, nella sua burocrazia. E quindi nel 1525 i giannizzeri si ribellano. Ricordate, abbiamo già detto nella scorsa lezione che i giannizzeri iniziano a ingerirsi pesantemente nella politica dell'impero ottomano, decidono chi è il sultano che va al potere, chi è il sultano che deve magari lasciare il potere. È una vera e propria forza politica. Non avevano più remore, non avevano più timidezze nei confronti del sultano, e quindi si ribellano pericolosamente a Solimano perché accusano Solimano di non aver realizzato abbastanza conquiste. I giannizzeri dicono a Solimano: ma sei sul trono da 5 anni, non hai conquistato abbastanza. Insomma, i giannizzeri vogliono nuove conquiste, in particolare sul fronte balcanico, e quindi minacciato da loro per accontentarli, Solimano procede nell'ennesima invasione dell'Ungheria, nell'ennesima spedizione in Ungheria. 1525, attenzione, il territorio ungherese è molto ostile, lo era stato già nelle spedizioni precedenti. Solimano si trova di fronte a paludi, acquitrini, nebbie,
temporali improvvisi, insetti di ogni tipo, insomma, pa paludi anche veramente molto pericolose. Tuttavia lui insiste, ma certo il clima ungherese non è favorevole. Abbiamo già parlato nelle lezioni dedicate alla storia dell'Ungheria del disastro dei nobili ungheresi nel 1526. L'esercito ungherese era veramente limitato, molto molto inferiore rispetto a quello di Solimano. Abbiamo visto nelle lezioni dedicate alla storia dell'Ungheria, il declino dell'Ungheria dopo la morte nel 1490 del grande re nazionale Mattia Corvino e delle elezioni al suo posto di due re molto deboli della famiglia degli Jagelloni, originariamente polacchi. Il secondo di questi re, Luigi II Jagellone, perde tutti i poteri, come suo padre, per la verità, l'altro Jagellone, perché i nobili spadroneggiano, suicidandosi proprio, determinando la rovina dell'Ungheria, togliendo ogni potere al re, tagliando anche le entrate alla corte, impedendo la formazione di un esercito forte. Questi nobili ungheresi quindi hanno proprio la responsabilità, non tanto il povero Luigi II Jagellone, di aver determinato la fine dell'Ungheria. I nobili forse avrebbero potuto salvarsi se si fossero trincerati all'interno della capitale Buda, che era una fortezza difficilmente espugnabile, aspettando l'inverno che avrebbe costretto Solimano a ritirarsi. E invece cosa fanno? In maniera improvvida scelgono la battaglia in campo aperto, di scontrarsi in campo aperto contro il soverchiante esercito di Solimano, senza neanche aspettare i rinforzi promessi dalla Romania, promessi dalla Transilvania, da Giovanni Zapogliai, e neanche quelli provenienti dalla Boemia, che poi saranno molto pochi, o quelli provenienti dalla Croazia al comando di Frangipane. Si scontrarono nella famosissima battaglia di Mohacs, e l'esercito ungherese è completamente distrutto. Lo stesso re Luigi II Jagellone, re d'Ungheria, ma anche contemporaneamente re di Boemia, muore in battaglia. I nobili ungheresi affogano nel Danubio. Solimano, dopo qualche giorno, entra da trionfatore prima a Buda e poi a Pest, d'accordo, la conquista dell'Ungheria. Attenzione, la conquista dell'Ungheria inizialmente non è così sicura né così definitiva, perché a contrastare gli ottomani in Ungheria ci sono gli Asburgo d'Austria. Ferdinando d'Asburgo d'Austria, il fratello di Carlo V, pretende lui stesso la corona d'Ungheria, in quanto lui, ma in generale la famiglia degli Asburgo d'Austria, erano strettamente imparentati con gli ultimi re d'Ungheria, gli Jagelloni. In particolare, Ferdinando d'Asburgo d'Austria aveva sposato la sorella del re Luigi Jagellone, morto, come abbiamo visto poco fa, nella battaglia di Mohacs. Quindi rivendica la corona ungherese al posto degli ottomani. Ma a rivendicare la corona ungherese, attenzione, come già aveva fatto in precedenza, prima della sconfitta di Mohacs, c'è anche Giovanni Zapogliai. Era il voivoda, il governatore della Transilvania. Transilvania, che era stato vassallo dell'Ungheria e adesso, attenzione, diventa stato vassallo degli ottomani. Gli ottomani non cacciano Zapogliai dal trono di Transilvania, lo lasciano lì come vassallo. Quindi la faccenda dell'Ungheria è incerta. Si scontrano Ferdinando d'Asburgo d'Austria e Giovanni Zapogliai, che chiede l'aiuto agli ottomani. Ripeto, Ferdinando Zapogliai da questo momento in poi mantiene la Transilvania, dichiarandosi vassallo dell'impero ottomano. Le truppe di Ferdinando d'Asburgo inizialmente sconfiggono, scacciano le truppe dello Zapogliai, però poi arrivano in suo aiuto le truppe appunto ottomane. La questione ungherese è piuttosto incerta, però vi faccio notare che mentre austriaci e transilvani
si scannano tra di loro, si combattono tra di loro, lì chi ha il potere militare, chi ha l'esercito, che in realtà è più forte di tutti, è sicuramente l'impero ottomano. Ha occupato la maggior parte dell'Ungheria, ma non riesce ancora a occuparla in maniera definitiva, anche perché, come vi ho detto, Solimano I viene continuamente distolto dalle guerre balcaniche, danubiane, ungheresi, da altri fronti di conflitto. Per esempio, nel 1526 fino al 1528 c'è una grave rivolta dei turcomani in Cilicia e dei dervisci in Caramania. Abbiamo citato molte volte la Caramania nell'Anatolia orientale, paese che gli ottomani ci impiegheranno molto tempo a sottomettere e che vedete ancora comunque si ribella. Tuttavia, una volta eliminate queste rivolte, Solimano invade, attenzione, per l'ennesima volta l'Ungheria. Nel 1529 scaccia gli austriaci e arriva sotto le mura di Vienna. È il primo dei tanti drammatici assedi di Vienna da parte dei turchi ottomani nel corso dei secoli. Nel corso, non esageriamo, nel corso di quasi 2 secoli. Vienna resiste, le mura di Vienna sono ottime e bisogna dare merito a Ferdinando d'Asburgo, fratello di Carlo V, che, come abbiamo già spiegato nelle lezioni dedicate a Carlo V e nelle lezioni dedicate alla storia dell'Ungheria, ma lo ripetiamo, con pochi mezzi e con scarso aiuto del fratello, il potentissimo imperatore Carlo V, che è impegnato nelle guerre in Europa, nelle guerre contro i protestanti luterani in Germania, contro la Francia di Francesco I, ma anche nelle guerre contro gli ottomani, però in un altro teatro di guerra, cioè nel Mediterraneo, che vedremo dopo. Ferdinando, senza avere neanche molti aiuti dal fratello, da solo, con scarse forze austriache e pochi supporti da parte degli stati tedeschi che fanno parte del Sacro Romano Impero, riesce tuttavia a bloccare e riuscirà sempre a bloccare gli ottomani, a non permettere agli ottomani di conquistare Vienna. Ecco, si parla molto, molto si fa per dire, del drammatico assedio di Vienna, l'ultimo nel 1683 a Vienna. E si parla poco del primo assedio di Vienna, quello del 1529. Nel 1683 gli ottomani erano comunque in grave decadenza, anche se avessero conquistato Vienna non sarebbero andati chissà dove. Invece nel 1529 gli ottomani di Solimano erano fortissimi, se avessero conquistato Vienna la storia d'Europa sarebbe cambiata. Ferdinando d'Asburgo è veramente molto bravo, riesce a scacciarli dall'assedio di Vienna, ma in generale Ferdinando già da tempo si stava adoperando per costruire castelli, piazze forti, per costruire fortificazioni che fermino gli ottomani dalla conquista dell'Austria, e ci riesce veramente molto bene, assolve al suo dovere veramente molto bene. Vienna resiste nel 1529. Solimano trova di nuovo il maltempo, un ambiente molto ostile, ha problemi di rifornimento e quindi ordina la ritirata. Tuttavia, Ferdinando d'Asburgo non è in grado di sferrare una controffensiva perché abbiamo visto è comunque debole, non riceve alcun aiuto dal fratello Carlo V e neppure dai principi tedeschi per la maggior parte. Solimano quindi riesce a imporre ulteriormente Giovanni Zápolyai come re di Ungheria. Per il momento l'Austria non riesce a contrastare questa decisione. Solimano il Magnifico invade l'Ungheria per l'ennesima volta, attenzione,
nel 1532. Questa azione è accompagnata da immense razzie che vengono realizzate nel cuore dell'Austria e in Slavonia, anche da parte dei tatari di Crimea, alleati degli ottomani. Anche in questo caso, Solimano non riesce a prendere Vienna, non riesce neanche veramente ad avvicinarsi e ad assediarla. Secondo pericolo mortale corso da Vienna, anche in questo caso Solimano torna indietro anche perché è distolto dalla guerra su altri fronti. Infatti, il Kurdistan, fronte della Persia, il Kurdistan si ribella guidato dal Khan di Bitlis. E il Kurdistan, appunto, si ribella alleandosi con la Persia del potentissimo impero sciita dei Safavidi. Quindi sono le guerre sul fronte persiano, capite, che hanno salvato Vienna, che costringono Solimano a richiamare le truppe dal Danubio per andare velocissimamente a contrastare i curdi e i persiani alleati insieme. E nel 1532 fino al 1534 vi sono delle guerre contro Carlo V, appunto sul fronte del Mediterraneo. Carlo V si è alleato con Genova e con l'ammiraglio Andrea Doria, che comanda queste flotte miste, insomma, genovesi e spagnole. Ricordate, Carlo V, oltre ad essere imperatore di Germania, era re di Spagna. Andrea Doria riesce a conquistare Corone in Morea, che poi viene riconquistata con difficoltà dagli ottomani, ma sono solo azioni di disturbo. Gli ottomani sono imbattibili, come vedremo anche sul Mediterraneo. Quindi, distolto dalle guerre con la Persia, Solimano è costretto nel 1533 a firmare una pace con l'Austria sul fronte balcanico. Solimano rinuncia, per fortuna di Vienna e dei suoi abitanti, a insistere contro gli Asburgo sul fronte austriaco, ungherese, danubiano, perché Solimano ritiene più conveniente affrontare gli Asburgo nel Mediterraneo, cioè nelle guerre navali contro Carlo V nel Mediterraneo. E Solimano si appoggia nel Mediterraneo a un personaggio veramente importante, il capo dei corsari degli stati berberi che combattono con l'impero ottomano, Kair ad-Din. Viene conosciuto da tutti col soprannome di Barbarossa. È il leggendario pirata, distruttore, fortissimo, il Barbarossa. Il Barbarossa guida la pirateria dei berberi, che diventano stati vassalli dell'impero ottomano, partendo in particolare dalla sua base di Algeri e semina il terrore sulle coste degli stati cristiani. E in tutti gli stati cristiani del Mediterraneo ci sono città costiere con castelli che ancora esistono nei loro ruderi, castelli che sono stati distrutti dal Barbarossa. Faccio solo un esempio: ad Anacapri, sopra Capri, nell'isola di Capri, c'è un castello che si chiama il Castello del Barbarossa. Anzi, il castello Barbarossa. Molti abitanti locali di Capri, oppure turisti, non sanno perché si chiama Castello Barbarossa. Pensano, ovviamente, quando pensi a Barbarossa, a chi pensi? A Federico I di Svevia, all'imperatore germanico Federico Barbarossa, e invece non c'entra niente. Quel castello distrutto sulle vette di Anacapri si chiama Castello Barbarossa non perché è stato costruito da un Barbarossa, ma perché è stato distrutto da un Barbarossa. Castello Barbarossa ad Anacapri è il castello distrutto dal pirata, dal corsaro di Algeri, Kair ad-Din, detto il Barbarossa, musulmano che guida la pirateria dell'impero ottomano nel Mediterraneo. Era anche il capo politico di Algeri. Kair ad-Din, il Barbarossa, era il capo proprio politico della città di Algeri.
effettua scorrerie dovunque in Italia, nelle Baleari, sulla costa di Valenza. Naturalmente l'Italia, che è strettamente legata alla Spagna, ricordate che l'Italia meridionale apparteneva alla Spagna, e la Spagna stessa, sono particolarmente colpite, perché ovviamente Carlo V è il massimo avversario di Solimano. La Francia invece non viene mai colpita, perché forse sapete già, ma molti non sanno fino a che punto arrivi questa storia, che sapete già che Francesco I, e in generale la Francia, anche dopo Francesco I, era alleata con l'impero ottomano di Solimano il Magnifico, un vero tradimento della cristianità. Saranno sempre alleati, per cui Barbarossa o altri pirati non colpiranno mai le coste della Francia. La Francia è uno storico alleato dell'impero ottomano. Parlato della conquista dell'Ungheria, come ho detto nelle lezioni sull'Ungheria, lo ripeto anche in questa lezione, molti storici pensano che il desiderio, questa voglia spasmodica da parte di Solimano il Magnifico di conquistare l'Ungheria sia in realtà stata dovuta alla sua alleanza, capite, con Francesco I di Francia. E Francesco I di Francia aveva come nemico gli Asburgo d'Austria, d'accordo? E quindi conquistare l'Ungheria, che è, attenzione, conquistare l'Ungheria e puntare verso Vienna significava ovviamente aiutare la Francia, cioè colpire il comune nemico. Infatti, molti storici mettono in evidenza che l'impero ottomano pensa di conquistare l'Ungheria, che dopo la sconfitta di 70 anni prima subita dal generale, grande generale ungherese Giovanni Hunyadi presso Belgrado, l'Ungheria era stata del tutto lasciata perdere dagli ottomani per ben 70 anni. Perché gli ottomani a un certo punto, all'improvviso, dopo 70 anni, vogliono a tutti i costi conquistarla? L'Ungheria è un paese povero, spopolato, un paese in preda all'anarchia, e come abbiamo visto, un paese pieno di paludi, di acquitrini, di paesaggio assolutamente, assolutamente ostile. Che se ne fa l'impero ottomano dell'Ungheria? La conquista per conquistare Vienna, perché vuole colpire Vienna come il suo alleato, Francesco I di Francia, d'accordo? Conquista l'Ungheria perché è alleato l'impero ottomano con la Francia. E questo molti non lo sanno. La stessa Ungheria, abbiamo visto, gli ultimi sovrani della casata degli Jagelloni in Ungheria si erano strettamente imparentati con gli Asburgo d'Austria. Tant'è vero che era chiaro a tutti, prima ancora che accadesse, abbiamo visto che è accaduto, che ben presto la corona d'Ungheria sarebbe passata dagli Jagelloni agli Asburgo d'Austria, d'accordo? A tal punto erano strettamente imparentati tra loro. Quindi l'Ungheria, da quando diventa un vero e proprio stato satellite dell'Austria a causa di questi matrimoni incrociati tra la casa regnante ungherese e quella austriaca, proprio da quel momento inizia a essere una preda ambita da parte dell'impero ottomano. Forse se gli ungheresi non si fossero imparentati e strettamente legati agli austriaci, gli ottomani avrebbero fatto a meno di conquistarli. Barbarossa nel 1534, a capo della flotta ottomana, conquista Tunisi. Tunisi verrà rioccupata, attenzione, l'anno dopo, nel 1535, da Carlo V. Ma Carlo V, no, la flotta spagnola, non riuscirà mai a occupare Algeri, che vi ho detto essere il punto principale di partenza delle scorrerie del Barbarossa. L'esercito ottomano, comunque, nel 1534 ottiene una grandissima vittoria su un altro fronte, al comando sempre del Gran Visir Ibrahim. Ricordate, ve ne ho parlato prima. L'esercito ottomano muove contro la Persia e riesce a conquistare città importantissime come Tabriz. Ricordate, abbiamo detto nella scorsa lezione che
L'impero ottomano aveva già conquistato Tabriz, che però poi veniva persa, era sempre così. Ogni tanto l'impero ottomano conquistava Tabriz e poi i Safavidi, gli Shah sciiti di Persia la riconquistavano. E Solimano poi raggiunge l'esercito del suo fido Ibrahim e attraversano, pensate, sotto la neve i monti dell'Iraq. L'anno successivo, nel 1535, l'impero ottomano conquista tutto l'Iraq, compresa Baghdad. Quindi un'altra, dopo l'Ungheria e altri posti, un'altra straordinaria conquista da parte di Solimano e del suo esercito. L'impero ottomano conquista l'Iraq, l'importantissima città di Baghdad, che ricordate, per secoli era stata il centro del califfato arabo, anche se poi era degradata, era stata conquistata e distrutta 2 volte, d'accordo? Prima dai mongoli, poi da Tamerlano, dagli uzbeki di Tamerlano, come abbiamo visto in altre video lezioni. Quindi occupa Baghdad, tuttavia Baghdad è l'unico pezzo dell'impero iraniano che gli ottomani conquistano. Gli ottomani non riusciranno mai a conquistare l'Iran dei potentissimi Safavidi. Lo vedremo più in. Lo vedremo anche oltre. Nel 1535 il pirata Barbarossa da Algeri fa un sacco di scurrerie sulle coste cristiane, l'abbiamo già detto. L'alleanza con la Francia, che qui l'abbiamo già detto, nel 1536 Solimano il Magnifico e Francesco I portano alla conoscenza di tutti, ufficializzano la loro alleanza che prima non era stata messa nero su bianco. Da tempo c'è amicizia tra Francesco I, re di Francia, e Solimano il Magnifico, e quindi la Francia ottiene ampi privilegi commerciali. L'unica nazione occidentale che ottiene ampi privilegi commerciali nel Mediterraneo con l'impero ottomano. Francesco I, re di Francia, spera che anche i protestanti luterani che stanno combattendo contro Carlo V con la Liga di Smalcalda si uniscano all'alleanza, ma questo, diciamo, è troppo. I protestanti tedeschi non possono schierarsi con Francesco I e con gli ottomani nelle campagne ottomane nei Balcani, capite? Perché se Carlo V fosse sconfitto, o il fratello di Carlo V, Ferdinando, fosse sconfitto, stato sconfitto a Vienna, o Carlo V sconfitto in Germania, addirittura dagli ottomani, ovviamente anche gli stati luterani protestanti tedeschi sarebbero finiti sotto l'impero ottomano. Quindi i luterani tedeschi, capite, quando gli ottomani attaccano Vienna dai Balcani, sono costretti a far fronte comune con il loro nemico, con l'imperatore Carlo V. Nel 1537 Solimano attacca Valona, quindi c'è un'ulteriore pressione sul mare Adriatico, attacca Valona mentre Kair ad-Din, il Barbarossa, occupa Otranto, e Otranto viene nel 1537 devastata, Otranto con tutte le campagne circostanti. Non solo, Solimano, cosa che sanno in pochi, è pronto ad attraversare, per questo ha conquistato Otranto e Valona, è pronto a attraversare l'Adriatico in forze per aiutare Francesco I nelle guerre in Italia. Quindi attraverso l'Adriatico, Solimano, gli ottomani stavano per invadere l'Italia. Sapete, Milano, le guerre tra Francesco I e Carlo V non lo fanno soltanto perché Francesco I ottiene una tregua da Carlo V. Però nel Mediterraneo c'è anche ovviamente la guerra contro Venezia. Ricordate che Venezia aveva dovuto cedere moltissime isole e territori sull'Adriatico oppure in Grecia, ottenendo in cambio dei privilegi commerciali, la possibilità di continuare a commerciare con l'impero ottomano, con il Mediterraneo orientale. Però nel 1537 la tregua tra Venezia e Solimano il Magnifico rischia di rompersi, perché Solimano si lamenta
che Venezia faccia usare il suo porto, il porto di Venezia, ai corsari cristiani, e abbiamo visto c'erano anche i pirati cristiani, e abbia Venezia anche causato incidenti di vario tipo. Insomma, nel 1537 la vendetta di Solimano contro Venezia è la devastazione dell'isola di Corfù, anche se gli ottomani si ritirano senza aver conquistato la fortezza principale, quindi Corfù rimane a Venezia. Nel 1537 ci sono nuove scorrerie degli ottomani e di Solimano in persona, nuovamente nei Balcani. E un esercito cristiano in quell'anno viene pesantemente sconfitto dagli ottomani. La guerra, attenzione, sul fronte della Siria e dell'Egitto si estende anche al Mar Rosso e al Mar Rosso. La guerra tra Siria ed Egitto si estende anche al Mar Rosso e al Golfo Persico. Perché ricordate, ne abbiamo parlato nelle lezioni sulle scoperte geografiche, lì erano arrivati i portoghesi, che avevano più volte sconfitto i Mamelucchi e avevano posto il blocco d'ingresso delle navi arabe dall'Oceano Indiano verso il Mediterraneo orientale, il blocco al Mar Rosso e al Golfo Persico, per avere il monopolio, ricordate, del commercio delle spezie che i portoghesi portarono dall'Indonesia all'Europa lungo la strada che avevano aperto loro, no? La circumnavigazione dell'Africa, e quindi avevano interesse a chiudere la strada dei mercanti arabi. L'altra via con cui le spezie arrivavano in Europa dall'Oceano Indiano, cioè attraverso il Mar Rosso e il Golfo Persico. Ovviamente i Mamelucchi avevano cercato di sconfiggere i portoghesi e di eliminare il blocco, ma non c'erano riusciti. Adesso però che i Mamelucchi, attenzione, sono sottomessi all'impero ottomano, e lì l'impero ottomano interviene direttamente, attenzione, aiuta i Mamelucchi contro i portoghesi. Per la verità, all'inizio questo non serve a molto, perché nel 1538 i Mamelucchi, pur aiutati dagli ottomani, vengono più volte sconfitti dai portoghesi, anche all'interno dell'Oceano Indiano stesso. Un'altra conquista di Solimano nel 1538, il governatore dell'Egitto Sulayman Pasha, che è, lo sapete, un vassallo dell'impero ottomano, Mameluco dell'Egitto, vassallo dell'impero ottomano, Sulayman Pasha riesce a conquistare Aden, e qui i portoghesi finalmente sono sconfitti, e a sottomettere lo Yemen, attenzione, che è una base importantissima per il pepe, spezie e gli altri prodotti che arrivano in Europa dall'Oceano Indiano, lo Yemen, da cui i portoghesi appunto sono cacciati. Sempre saltando da una parte all'altra sul fronte, diciamo, ungherese, balcanico in particolare, Solimano invade la Moldavia. Questo avviene nel 1538. Solimano invade la Moldavia, che non si vuole sottomettere. Occupa la capitale della Moldavia, Suceava, che abbiamo già citato la scorsa volta e abbiamo già visto sulla mappa. Ricordate, Suceava, la capitale della Moldavia, e sostituisce il voivoda, il governatore di Moldavia che gli si era ribellato, con un altro voivoda fedele, fedele a lui, fedele all'impero ottomano. Quindi la Moldavia è definitivamente sottomessa. Solimano non si arrende, sempre in quelle zone lì rumene, sottomette anche la Bessarabia, d'accordo, la Bessarabia meridionale. In questo modo, Transilvania, Ungheria sono sempre più strette in una morsa, d'accordo? Allora, attenzione, il re di Ungheria, vi ricordate, è ancora Giovanni Zápolyai. Ecco qui, l'abbiamo scritto prima, è rimasto, vi ricordate? Giovanni Zápolyai. Allora, nel 1538, Giovanni Zápolyai, vassallo ottomano, voivoda di Transilvania, firma un accordo con Ferdinando d'Asburgo d'Austria, in base al quale alla sua morte l'Ungheria sarebbe passata all'Austria. È vero che il
la corona ungherese sulla testa di Zápolyai era piuttosto virtuale perché c'erano gli ottomani che occupavano la maggior parte dell'Ungheria. Tuttavia, questo è un tradimento da parte di Zápolyai, ok? Lui lascia in eredità la sua corona ungherese agli Asburgo d'Asse, quindi un tradimento nei confronti dell'impero ottomano. Inoltre Venezia nel 1538 si allea col Papa e con l'imperatore nella Lega Santa 1538, nuova guerra nel Mediterraneo. Sapete già come va a finire, ne abbiamo parlato parlando di Carlo V. Carlo V, la flotta spagnola, che oltre a essere spagnola, ovviamente è appoggiata dal Papa, dall'imperatore, insomma, questa Lega Santa cattolica viene sconfitta a Prevesa. L'ammiraglio Andrea Doria viene sconfitto da chi? Sempre da lui, dal Barbarossa, nella battaglia navale di Prevesa. Se vogliamo vedere nella cartina dov'è Prevesa, Prevesa è qui, vedete, sulla costa occidentale della Grecia. Prevesa. Allora gli ottomani si dimostrano molto forti nel Mediterraneo. Venezia in realtà si stacca dall'alleanza con Carlo V e con la Spagna, perché Venezia pensa di non aver ottenuto niente da questa alleanza con Carlo V. Anzi, la guerra di Venezia contro gli ottomani, dal punto di vista dei veneziani, sembra non convenire. Venezia subisce scarsità di frumento, non potendolo più importare dall'impero ottomano. Come al solito, Venezia preferisce non combattere più di tanto e ottenere una tregua dall'impero ottomano, una tregua che paga pesantemente, perché l'impero ottomano accetta la pace con Venezia, ma Venezia deve cedere le isole dell'Egeo e le ultime piazzaforti in Morea che possedeva, ovvero Napoli di Romania e Napoli di Malvasia. Possiamo vedere sulla cartina dove se le troviamo queste qua, vedete Napoli di Romania qui. È Napoli di Malvasia, molto più a sud qui, nel Peloponneso, Napoli di Romania e Napoli di Malvasia, nella zona orientale, nella costa orientale del Peloponneso, che all'epoca, vi ricordo, veniva chiamata anche Morea. In passato Venezia possedeva tutta la Morea, abbiamo visto nella lezione scorsa i vari territori che Venezia ha perso. In Morea, sulla costa occidentale, adesso perde anche i territori della costa orientale. Passiamo di nuovo al fronte balcanico, dove Giovanni Zápolyai, re almeno sulla carta di Ungheria, ma governatore della Transilvania, nel 1540 muore. Attenzione, Zápolyai, che era sempre stato difeso, tenuto lì dagli ottomani come vassallo, muore. In base all'accordo del 38, ve lo ricordate, abbiamo detto poco fa che Zápolyai ha firmato con gli Asburgo d'Austria, l'Ungheria sarebbe dovuta passare all'Austria. È sempre lui il sovrano di Austria, Ferdinando d'Asburgo d'Austria. Però molti ungheresi si oppongono. Sembra strano, gli ungheresi cattolici non vogliono essere sottomessi all'Austria. Incredibilmente preferiscono gli ottomani. Il vescovo Giovanni Martinuzzi, un intrigante, Martinuzzi è una specie di Giovanni Martinuzzi, come possiamo dire, è una specie di Mazzarino dell'Ungheria, d'accordo? Giovanni Martinuzzi inizia le trattative con l'impero ottomano perché non vuole che l'Ungheria passi sotto il dominio austriaco. Solimano non si fa pregare e invade, richiamato dagli ungheresi stessi, invade per l'ennesima volta l'Ungheria e niente, Ferdinando inizialmente marcia su Buda, ma poi viene sconfitto da parte di Solimano, che conquista nuovamente l'Ungheria. Guerra sul Mediterraneo 1541. Carlo V non riesce e non riuscirà mai a prendere Algeri, dove?
I pirati al servizio degli ottomani, i pirati berberi, sono sempre più potenti. Nel 1541 Solimano fa l'ennesima campagna in Ungheria, ne farà 13 complessivamente, io dico solo quelle che sono le più importanti, e gli Asburgo d'Austria sono nettamente sconfitti. Solimano conquista le importantissime città di Esztergom. Esztergom era la città sacra dell'Ungheria, era la città dove c'era l'arcivescovado più importante, dove i re vengono incoronati, e inoltre conquista anche Stuhlweissenburg, non so se riuscirò mai a scrivere, che in ungherese si chiama Székesfehérvár, ok? Lasciamo perdere. Esztergom è Stuhlweissenburg, sono le due città importanti dell'Ungheria che Solimano, il Magnifico, sultano dell'Impero Ottomano, conquista nel 1541. Possiamo vedere dove sono Esztergom, poco a nord-ovest di Budapest, è la città sacra dove venivano incoronati i re d'Ungheria, e poi qui abbiamo Székesfehérvár, che è appunto il nome ungherese di Stuhlweissenburg. Quindi queste due città intorno a Budapest, a ovest, attenzione, di Budapest, vengono conquistate da Solimano nel 1541. La guerra del Mediterraneo continua nel 1543, il solito Barbarossa, Kahir ad-Din, incendia Reggio Calabria, conquista Nizza, attenzione, conquista Nizza che appartiene al Ducato di Savoia, è lo sbocco sul mare dei Savoia, del Ducato dei Savoia, non tocca però la Francia e le coste della Francia. Ovviamente si scontra contro un nemico della Francia, cioè il Ducato di Savoia. L'alleanza tra la Francia e l'Impero Ottomano, compresi i pirati dell'Impero Ottomano, è talmente evidente che proprio la cristianità resta sgomenta, c'è l'indignazione veramente fortissima. Pensate che dopo la conquista di Nizza, Barbarossa sverna a Tolone, cioè l'intera flotta ottomana viene ospitata nel quartiere del porto di Tolone. Addirittura il re di Francia sgombra tutti gli abitanti, li scaccia dalle loro case del quartiere del porto di Tolone, tranne i capifamiglia, per accogliere quelli della flotta distruttrice dei pirati di Barbarossa che occupano Tolone come se fosse una seconda Istanbul. D'accordo, siamo alleati, non c'è problema. Potete svernare, potete rifocillarvi, potete aggiustare le navi in una città, comodamente, in una città francese. E così pensate che nel momento in cui da Tolone Barbarossa e i pirati musulmani tornano a Istanbul, lungo la strada devastano la Campania e la Sicilia. Ma questo re di Francia non interessa niente. Lui è appunto apertamente alleato con l'Impero Ottomano, appunto con lo sdegno, per lo sdegno di Carlo V e di tutto il mondo cristiano. Nel 1544 Solimano invade per l'ennesima volta l'Ungheria e conquista anche altre importantissime città in Ungheria come Visegrad è qui, se vedete sulla cartina, Visegrad in Ungheria è subito a nord di Budapest, d'accordo? Visegrad. Solimano intende mettere le tende in Ungheria, sottomettere in maniera diretta l'Ungheria. Nel 1545, l'anno dopo, Ferdinando d'Asburgo d'Austria, ancora privo di aiuti da parte di suo fratello Carlo V, deve chiedere una tregua. E il fatto che nel 1946 il Barbarossa, Kahir ad-Din Barbarossa, muoia, non è un grande vantaggio per i cristiani. Nel 1546 sempre abbiamo l'ennesima guerra contro i portoghesi, mentre sul fronte della Persia gli ottomani riescono a occupare l'importantissima città di Bassora. Nel 1547 c'è l'ennesima pace, l'ennesima tregua tra
Solimano il Magnifico e Ferdinando, che è proprio una vita spesa a combattere contro gli ottomani in Ungheria e in Austria, Ferdinando d'Asburgo e Austria, sempre loro due, entrambi regneranno a lungo nei rispettivi imperi. La pace del 1547 fa sì che l'Austria continui a controllare quel pezzettino di Ungheria, ne parleremo dopo, che controlla l'Austria di fatto. Eredita la corona di Ungheria, ma l'Austria di fatto per molto tempo occuperà soltanto una fascia ristretta dell'Ungheria, un quinto del territorio originario dell'Ungheria, solo la fascia nord-occidentale, mentre in realtà cioè l'Austria, Ferdinando dell'Ungheria, controlla solo le estreme regioni settentrionali e occidentali. Quindi un quinto di quello che fu il regno di Ungheria, e mentre invece tutto il resto dell'Ungheria è occupata dall'esercito ottomano, tranne ovviamente la Transilvania, che gli ottomani mantengono quasi indipendente, dove c'è, lo vedremo, il figlio di Giovanni Zapoya. La Transilvania è molto più libera rispetto all'Ungheria vera e propria, perché viene costituita dagli ottomani come stato vassallo. La lezione è durata anche troppo. Vediamo la prossima volta come si conclude il regno e quali sono le ultime avventure militari di questo grandissimo personaggio, Solimano il Magnifico, Solimano I, sultano della sublime porta, come si diceva. La sublime porta è il palazzo reale di Costantinopoli, che viene chiamata anche Istanbul. Terminiamo con Solimano la prossima lezione. Continuate a seguirmi, spero che possano interessare queste cose. Grazie.